E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Sono all'ingresso dello Stadio Franchi, l'avete riconosciuto. Ho appena finito di mangiare perché giustamente poi sono ospite. Quindi ho mangiato anche bene, devo dire, nell'area lounge con Olibet TV. C'ero col Pucci Viola, con Matteo di 999 Ricordi Viola, abbiamo fatto questo rendezvous, diciamo, molto bello, anche perché la partita, insomma, abbiamo vinto, signori, abbiamo vinto 4 su 4 il sottoscritto, e 4 su 4 partite, 4 vittorie allo stadio, ok, quindi sto diventando un fattore, e cosa dire, ma una partita in cui fare i 4 gol famosi che magari servivano per arrivare primi era logicamente impossibile, però di sti tempi qua va bene anche una vittoria, va bene anche una vittoria sporca, va bene anche una vittoria sicuramente imperfetta, va bene anche una vittoria con diverse cose da correggere, con diversi episodi come il gol subito che restano inspiegabili, ci siamo mangiati anche diversi gol, però insomma ci teniamo la vittoria, ci teniamo la doppietta di Jovic. Io ripeto, bisogna credere fortemente, io credo fortemente in Jovic, è lui il nostro uomo di punta. Zitto zitto, 6 gol il ragazzo, che insomma etichettato come bidone, pacco, fa schifo, 6 gol. C'è gente che viene criticata molto meno, c'è gente che viene esaltata molto di più, che a 6 gol non ci è arrivato forse neanche la metà, quindi insomma 6 gol contro doppietta, contro comunque la squadra più forte per quanto poco di questo girone, 2 gol anche da bomber, va detto, sebbene poi se ne sia mangiato uno un po', diciamo, poi se ne è mangiato anche uno Cabral quando è entrato, va detto, però insomma 2 gol da bomber anche per certi versi, no? 2 gol da bomber, speriamo che acquisisca fiducia. Ho visto un ottimo Kouame come al solito, ho visto un buon Amrabat nel suo un buonissimo Amrabat. Ho visto un buon Terzic, ho visto una difesa comunque ordinata, perché il gol subito è purtroppo un altro errore di Gollini, con Mandragora che in iniziazione può fare sicuramente meglio, però quella è una lettura sbagliata di Gollini, che in questa competizione qua veramente fortuna non ne ha. E le due mezzali non bene di Mandragora si è detto, ma anche carente nelle letture, nel coraggio, nell'aggressione dello spazio. Barak un po' timido, uscito alla distanza, ma ci aspettiamo tutti un po' di più, anche magari con un ruolo capace di aiutarlo. Dodò aveva iniziato molto male, non ha fatto una bella partita, però poi alla distanza un po' meglio, però sicuramente molto meglio Terzic. Ma Saponara un po', e poi gli altri che sono subentrati, Cabral, ripeto, io punterei su Jovic, ma va bene, insomma, io oggi è stata una bella giornata, a prescindere, abbiamo anche vinto, Traoré lo voglio al Venezia, Traoré, quello del Traoré, è un geyser, quel geyser di Traoré lo voglio al Venezia. Saluto anche i ragazzi di Suffering Fiorentina, oggi ho avuto l'onore di farmi una foto con il nonno di Olmo, che è una cosa che ricorderò per sempre. E niente, dai, oggi va così, ci pigliamo la vittoria, il girone è passato. Certo, resta rimpianto, perché lo abbiamo visto oggi, sta squadra qui contro cui abbiamo giocato era sicuramente più abbordabile di quanto ho visto all'andata, insomma, con una partita all'andata diversa potevi anche giocartela con il primo tempo. Ci teniamo il fatto che la Fiorentina vista oggi non è quella vista all'andata, ci sono delle cose che sono state sistemate, ci sono delle situazioni in divenire che possono fiorire. In questo periodo qui va bene così, chi se ne frega, adesso pensiamo alla Spezia, bene i 2 gol di Jovic, ci voleva, e amo, ciao.